Oggi siamo qua a presentare tutte le novità, le soluzioni innovative, diciamo, per aiutare le aziende a migliorare i propri processi produttivi. Siamo in un momento storico dove c'è un grande esploit di richieste, quindi tante barche, tanti arredi, e i clienti ci chiamano continuamente chiedendoci se conosciamo figure professionali, esperte nel mondo dell'arredo, quindi da tecnici a project manager. E questo ci ha mosso un po' gli animi, perché se non troviamo le figure sicuramente dobbiamo attivare delle collaborazioni. E allora ci siamo chiesti, per i nostri 25 anni, perché non mettere insieme un po' tutte le aziende, la filiera, dall'artigiano all'industria, e li mettiamo in contatto e gli mostriamo anche come, grazie alle nostre soluzioni, possono lavorare insieme, collaborando e facendo fruire il dato da un'azienda all'altra, in modo semplice. Questo qui cosa comporta? Comporta un'ottimizzazione assolutamente dei processi, dei tempi, dei costi, una riduzione degli errori anche nel passaggio delle informazioni da un'azienda all'altra, e agganciandoci un po' al tema anche della sostenibilità, anche questo è sostenibilità, perché se risparmio materiale e risparmio tempo, comunque andiamo a ridurre le emissioni, se vogliamo, di CO2, piuttosto che rendiamo la vita dei nostri ragazzi un pochino più semplice. Andiamo a capire un po' meglio quali sono le realtà che oggi ospitate, che interagiscono con quelli che sono gli obiettivi di Plan Studio. Diciamo, le realtà sono trasversali, abbiamo dei cantieri nautici, andiamo da chi fa arredamento per la nautica, chi fa arredamento per la casa, per il contract generale residenziale, abbiamo studi di progettazione, questo sempre per cercare di creare un ecosistema, quindi abbiamo lo studio di progettazione che progetta, prende e trasferisce i dati alle aziende che producono, le aziende che producono prendono, trasferiscono i dati ai loro fornitori, e quindi stiamo creando un ecosistema per mettere in contatto le aziende tra di loro, specialmente adesso dove c'è un grosso aumento di richiesta nel settore nautico. Un'azienda da sola non riesce a sopperire tutti i fabbisogni, uno per questioni proprio di tempo, di produzione, uno per questione di tipi di materiali, perché in un arredo nautico o anche in un contract di lusso abbiamo acciai, abbiamo marmi, abbiamo materiali pregiati, pelli, e nessuna azienda riesce a fornire un prodotto completo. Quindi hanno bisogno di collaboratori, tante aziende che fanno cose diverse per fornire un prodotto unico e di qualità. Ecco. Dove si colloca un po' la realtà pesarese nel panorama nazionale in questo specifico settore? Allora, la realtà pesarese è una bella realtà, perché il polo del mobile pesarese, comunque, non faccio adesso nomi, però abbiamo aziende che lavorano sia nel mondo della nautica piuttosto che nel mondo del contract, ci sono tantissimi artigiani anche collegati alle aziende più grandi, e quindi non solo nel pesarese ma un pochino in tutto il da Fano, se vogliamo parlare delle Marche. In realtà è qualcosa che coinvolge tutte le aziende a livello nazionale. Oggi qua abbiamo realtà che arrivano anche da Milano piuttosto che da Genova, insomma La Spezia, piuttosto che dall'Abruzzo. Quindi il nostro compito, oltre sì presentare tutta una serie di soluzioni e facilitare la vita ai nostri clienti, no, a livello proprio operativo, e anche metterli in contatto, tanto che prima in sala conferenza ho presentato un nuovo progetto che è embrionale, per poter disegnare un programma formativo preciso per poter formare i ragazzi, motivare i ragazzi nell'ambito, cioè come professione tecnici esecutivisti nel mondo della nautica e non solo. Per fare questo però, come facciamo a disegnare un programma formativo? Abbiamo bisogno delle aziende, quindi ho chiesto alle aziende di lasciare per chi vuole il loro nominativo per poter fissare degli incontri dopo questo evento e delineare il profilo, la persona che serve all'interno dell'azienda.